Cari amici, buona serata, eccoci qui per l'ultimo video di oggi, di questa domenica 6 settembre 2020. Chiudiamo i videoclip di oggi parlando della Serie A femminile che è giunta al termine della terza giornata. E dopo questa terza giornata si prenderà una pausa di circa un mesetto. Probabile che ci sia anche qualche partita della nazionale italiana femminile. Parliamo in maniera particolare di Juventus contro San Marino Academy. Le bianconere rispondono al Milan, vittoriosa ieri 3-1 in casa contro il Bari. La Juve vince 2-0 contro le sanmarinesi. E dall'altro lato la Fiorentina la meglio nel finale per 3-2 contro la Florenza. Quindi in questo mini percorso iniziale c'è subito la volata a 3-9 punti tra Fiorentina, Juventus e Milan. Ma veniamo in maniera particolare chi ha realizzato le due reti. Sono stata colei che vedete nell'immagine di copertina, Cristiana Girelli al 71esimo e Caruso all'82esimo. Quindi, e come dicevo, per quanto riguarda la classifica, al momento quindi abbiamo tre squadre a 9 punti e pensate, abbiamo quattro squadre a 0 punti, anche se il Verona giocherà alle 20:45 contro l'Inter, quindi chissà se una delle due potrà mettere in tassello la prima vittoria stagionale. Comunque dicevo, in ordine di non solo di punti, ma anche in questo caso di differenza reti, come prima abbiamo la Fiorentina con 12 gol fatti e 4 subiti, seconda Milan 9 gol fatti, 1 subito, terza la Juve sempre a 9 con 8 gol fatti e 3 subiti. Al rientro in campo dopo la sosta, per la Fiorentina ci sarà l'impegno contro il Sassuolo che è quarto in classifica, 7 punti, 2 vinte, un pareggio, 8 gol fatti, 3 subiti. Il Milan invece, come dicevo già questa mattina o ieri mi pare, che affronterà la Juventus in quello che sarà, credo, forse il posticipo domenicale, presumo di sì. Se vogliamo andare ancora di più nello specifico, per quanto riguarda, la classifica casalinga, troviamo ben quattro squadre, con due vittorie su due, Empoli, Fiorentina, Juventus e Milan. Pensate che l'Empoli in casa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 0. I 12 gol sono anche un po' frutto di quel famosissimo 10-0 contro il San Marino. In trasferta invece abbiamo a quota 3 punti il Milan con 5 gol fatti, 0 subiti, la Fiorentina 5 gol fatti, 2 subiti, il Sassuolo 4 gol fatti, 1 subito e la Juventus 2 gol fatti e 0 subiti. Quindi chiudo il video e do la linea a voi studio ribadendo: la Juventus risponde al Milan battendo 2-0 il San Marino Academy, questo anche in contemporanea con la vittoria della Fiorentina nel derby contro la Florenza per 3-2. Grazie a voi tutti per il vostro sostegno e la vostra attenzione che mi date. Vi auguro una buona serata che ricordo potrete gustarvi su Mediaset Italia 20, Svizzera Germania da una mezz'oretta più o meno alle ore 20:45. Grazie a voi tutti, buona conclusione di domenica, un buon inizio di settimana per domani, alla prossima, ciao a tutti amigos, bene, ciao alla grande, ciao!